Ben ritrovata Filippo Bernassa che è venuto a trovarmi perché c'è un doppio appuntamento questa settimana da raccontare per quanto riguarda l'Europa Auditorium. Filippo intanto ci dedichiamo ai grandi con il balletto di Mosca che porta il Lago dei Cini, poi invece faremo una piccola parentesi per i più piccoli con Azzorro, Ma partiamo da questa grandissima e strepitosa interpretazione con primi ballerini eccezionali l'11 di gennaio, questo Lago dei Cini. L'11 di gennaio, un altro appuntamento con la danza internazionale, che avremo il piacere di ospitare al Teatro Europa, è il Balletto di Mosca, come dicevi tu, con Il Lago dei Cigni, con questo spettacolo, con questo titolo amatissimo, uno dei più amati, uno dei più conosciuti a livello mondiale. È un balletto di Mosca che racchiude nella, nella capacità tecnica, negli allestimenti, nella grande tradizione, eh, tutto il meglio del, della scuola del balletto russo. Eh, vedremo per l'appunto un, un lago dei cigni con 42 interpreti in scena, quindi una produzione importante, mastodontica, eh, direi che viene eh, portata in scena nel, nella più consolidata, nel, nel, nel rispetto proprio della tradizione del, del balletto russo. Io penso che questo sia un, un fenomeno d'eccellenza che fa la differenza oggi come oggi, appunto, nella, nella qualità, chiaramente anche nella riuscita. È una compagnia che sta facendo una, una tournée a livello mondiale, noi abbiamo il piacere appunto di ospitarla. Quest'anno l'abbiamo già ospitata a dicembre con Romeo e Giulietta e la rivedremo appunto l'11 di gennaio con, eh, con Il Lago dei Cini. Balletto che ha la... grande seguito in Italia, eh, proprio come no. rappresentazione teatrale. Gran... Tu hai detto una cosa molto giusta, per i più grandi la, la cosa straordinaria è che il balletto risente sicuramente meno di, un, di, una, di una crisi del sistema che comunque eh, ha investito in parte il sistema teatrale eh, perché, le perché? perché le compagnie eh, ospitate si tende sempre ad avere un livello di eccellenza. Soprattutto perché il pubblico eh, è vero che viene portato l'adulto, ma c'è anche una forte, una forte incidenza da parte dei giovani, dei giovani che chiaramente fanno la scuola di danza, dei giovani amanti della danza, oppure anche solo dei curiosi perché comunque ci sono dei virtuosismi, un atleticismo, una se vuoi anche una, una disciplina eh, che contraddistingue il mondo della danza e ha un grandissimo seguito. Diciamo che non, ha, non tradisce le aspettative del pubblico. Questo per. Penso che sia il, il, il successo, quantomeno eh, non c'è stata l'inflazione appunto eh, sul, eh, sul mondo della danza. Poi, quali sono le bimbe che non hanno sognato di danzare sulle punte, così come i maschietti invece di emulare Zorro con questo mantello nero? Zorro che arriverà proprio il 12-13 di gennaio sempre all'Europa Auditorium, quindi spostiamo invece l'attenzione nuovamente su musical dedicato ai più piccoli e anche qua atmosfere magiche. Atmosfere magiche, una, una favola, una, una storia con un grande eroe che farebbe bene forse anche ai nostri tempi, mi viene da dire, è un modo, è un modo per affascinare grandi e piccini eh, messo in scena da, da due dei PU, quindi da, dopo i successi di Pinocchio, di Aladdin, un, un connubio, Stefano D'Orazio che ne ha scritto il testo e Roby Facchinetti invece che ha scritto le musiche, quindi un sodalizio vincente, che hanno già prodotto musical di successo e si sono, si sono inventati questa, questa straordinaria storia, questa quindi di riportare in scena uno degli eroi più amati. Più amati e quello lo credo fanno con tutti. Altieri che è un altro Beh, Michel Attore, Altieri rappresenta oggi come oggi un personaggio d'eccellenza nell'ambito nell del musical. E insieme anche a Alberta Izzo, altrettanto lei ha lavorato tanto, Alberta ha lavorato tantissimo con la compagnia dell'Arancia, quindi rappresentano due eccellenze nell'ambito del, della commedia musicale. Di Zorro si può dire un musical che avrà grandi effetti speciali, duelli, eh, troveremo l'ambientazione della California, dei primi del Nord, costumi ovviamente straordinari, un sonoro molto importante perché, ripeto, eh, Stefano Dorazzi e Roby Facchinetti ci hanno lavorato più di un anno proprio per portare in musica quello che è l'emozione, quello che è la, la, il divertimento, ma anche l'eroicità. Di questo, di questo personaggio straordinario mascherato. Poi se pensate conosce la storia di eh, Zorro, non è vero perché qua ci saranno anche dei personaggi nuovi, quindi 20 ballerini a fare da cornice ai personaggi principali quindi comunque qualche novità da poter scoprire qui all'Europa Auditorium. Assolutamente sì, ti racconto questo, questo breve episodio, eh, come è nato, dici perché nasce un testo di Zorro? Perché... Stefano Dorazio, un giorno mentre faceva il trasloco, ha ritrovato eh, nella soffitta sembra quasi una favola, ma è la verità, eh, il, vecchio, il vecchio libro, il vecchio libro che chiaramente usava a scuola e da lì chiaramente si è rinnamorato di questo, di questo romanzo e ha deciso di, di rimetterlo in scena. Chiaramente adattato, eh, adattato secondo la propria fantasia, secondo la propria immaginazione, quindi eh, con, un, con degli elementi, diciamo così, di novità che in Invito il pubblico a scoprire a gennaio all'Europa Auditorium. Poi visto che abbiamo parlato dei vi ricordo che su YouTube, all'interno della trasmissione Palcoscenico, c'è proprio lo speciale pu che abbiamo registrato sì, sì. insieme all'Europa Auditorium in quella giornata, in quella serata magica in cui pui sono stati i vostri protagonisti e quindi potrete comunque rivivere quell'atmosfera grazie a Filippo che ci ha permesso di realizzare quello speciale. Ringraziamo più che altri puvi, io <ride> metto solo a disposizione il teatro, comunque grazie. Grazie ancora a Filippo Vernassa che ritroveremo la prossima settimana. Non ce ne importa niente, uno spettacolo che arriva al teatro Duse, ben ritrovato, Alberto Gavioli. Un, tre affascinanti signore che interpretano questo viaggio, se vogliamo. Signore. Ragazze, in un tiro di rigore. Sono uomini, sono uomini travestiti. Sono ragazze, tra virgolette. Sì hanno delle voci strepitose, è una vera e propria, propria pièce teatrale in musica, sono cantanti, dei vocalist veramente straordinari, hanno tra l'altro accompagnati da un'orchestra jazz e mh, si rifanno alle musiche degli anni 30, affascinate dal famoso trio lescano. Ehm, eh, Rievocano quell'epoca attraverso sketch, attraverso momenti anche scenici e teatrali, ma soprattutto musicali, le famose canzoni che venivano divulgate all'epoca dell'Eiar, che nacque in quel periodo nel 20-25, che era la radio di Stato dell'epoca e poi è diventata successivamente la RAI. E devo dire che queste canzoncine, leggere, divertenti, in un momento sicuramente abbastanza drammatico della nostra storia, eh, hanno fatto da supporto a una popolazione che aveva bisogno almeno di sentire ogni tanto di sbagarsi con queste, con queste musiche così che poi sono diventate famose, ce ne sono di quelle che ancora le, le, le fischiettiamo eh, oggi come oggi. Uno spettacolo leggero ma molto divertente e soprattutto di grande qualità. Abbiamo parlato di un viaggio perché è più di un concerto, è un viaggio retroso fino esatto. verso gli anni 30. Sì, è un viaggio ritroso in un'epoca, ripeto, che eh, aveva tante, tante situazioni eh, diciamo di, di attesa e nello stesso tempo purtroppo poi finite come sono finite, ma, eh, Leggero, uno spettacolo che dà la dimostrazione di come eh, la capacità vocale di questo um, trio eh, può ricostruire momenti d'epoca, però dando um, senso di felicità, di allegria, di simpatia. Veramente uno spettacolo um, che ha, è una chicca, la considererei una chicca. Ben ritrovato a Tiziano Tommesani, arriva il Conte. Dino, c'è un trattino in mezzo che sta a significare cosa? Sì, che è la storia diciamo di questo personaggio che è un, appartiene al popolo che però si atteggia diciamo, a, a nobile il conte Dino appunto è un po' quasi una rivisitazione del borghese gentiluomo di Molière. questa è sempre la compagnia più o meno di cui avevamo già parlato a dicembre per l'altro spettacolo 2050, 2051 Odissea nell'ospizio sempre testo di Giampiero Sterpi, sempre lo stesso cast e con uno spettacolo diverso ovviamente che però si rifà sempre alla tradizione bolognese questo è il primo spettacolo delle rassegne dialettali del Teatro Tivoli noi presentiamo come tutti gli anni due rassegne dialettali tutti i venerdì a partire da gennaio fino ad aprile che sono i Venerdal Tivoli numero 1 e i Venerdal Tivoli numero 2 sono due rassegne da sei spettacoli ciascuna e questa è la prima della, della prima rassegna cioè del Venerdal Tivoli numero 1 questo non è uno spettacolo prettamente dialettale è uno spettacolo, diciamo, combattuto in dialetto bolognese, parlato in accento bolognese, da attore bolognese. Perché a noi piace, come già ho detto altre volte, sia riproporre la grande tradizione delle vecchie, adesso è un brutto. delle antiche compagnie teatrali bolognesi, ma anche questo nuovo modo di fare teatro bolognese che è altrettanto divertente, che però, diciamo, è più legato all'oggi, anche perché chi scrive i testi è una persona che ha. Che ha 40 anni per cui parla ovviamente di quello attualetta. che conosce della realtà dell'oggi, perché, come posso dire, è anche giusto che il dialetto ed è doloroso che lo faccia, oltre a parlare del passato, parli di quello che succede adesso, parli della società contemporanea, ma tutti i grandi autori dialettali hanno sempre parlato del proprio presente. Adesso Gian Piero Sterpi lo metteremo tra i grandi autori dialettali. Comunque lo spettacolo è assolutamente divertentissimo, non a caso è stato scelto. Come apertura della prima scena dialettale del Teatro Tivoli. Spostiamo l'attenzione invece a una parte più ironica, più comica, perché visto il grande successo dei primi mesi in cui è andato in scena questo Costipanzo, New torna Duilio Pizzocchi, a grande richiesta al Teatro Tivoli: fra poche settimane, alla fine del mese, riprendete ad ospitare Duilio Pizzocchi. Sì, sì, abbiamo fatto i quattro giovedì di novembre, e poi, d'accordo con Duilio Pizzocchi, dato il grande successo. Della, della manifestazione presentiamo Costipanzo GNU, ovviamente sarebbe Gnu in inglese, ma essendo Guglio Pizzocchi è scritto GNU, cioè come si pronuncia, perché giustamente gli italiani, se uno dice GNU, c'è scritto GNU, non Neu, che non ha senso ovviamente per noi. E comunque lo spettacolo ha avuto un successo enorme, per cui viene riproposto per 5 giovedì, cioè il 24 gennaio, il 31 gennaio, il 7, il 14 e il 21 febbraio, avremo tempo di ridirlo. Ma insomma, come ormai sorpresa, capita molto raramente, uno spettacolo viene ripreso a grande richiesta. Ospiti sempre a sorpresa? Perché Assolutamente. Più che che gli ospiti non sappiano nemmeno loro chi sono, almeno fino al giorno prima. Che succede che c'è un cast, come ho già detto, diciamo fisso, Pizzocchi e altri due o tre accoliti, poi magari arriva, che ne so adesso dico un nome, Giacobazzi, Cacioppo, eccetera, che il giorno prima chiamano Pizzocchi dicono guarda che domani siamo liberi e veniamo a fare veniamo una scenetta. Veniamo a prendere un caffè e in realtà si trovano sul palco del Tivoli. Assolutamente, tanto voglio dire, sono totalmente abituati a improvvisare che qualsiasi cosa succeda diventa sempre comunque molto divertente. Grazie intanto a Tiziano Tommesani che ritroveremo quindi settimana dopo settimana per raccontarvi anche questi primi mesi del 2013 in compagnia del Teatro Tivoli. Parlare di Alzheimer è quanto mai attuale, lo facciamo insieme a Guido Ferrarini perché al teatro Deona questa settimana arriva la versione di Barney. Barney è proprio un malato di Alzheimer e così intreccia il suo passato con quelli che sono i ricordi, con quelli che sono le emozioni, in una cronistoria un po' sconfusionata, un po' piena di buchi, ma piena di tanto eh, emozioni, di tanto passione. Sì, perché in verità, cosa. Domandiamoci insieme noi e voi che cosa può lasciare intravedere l'interno di noi stessi se non i buchi. Solo attraverso i buchi si può vedere dall'altra parte. Quindi, i buchi non sono un fatto così grave, anzi, molte volte sono un fatto importante sia in gioventù che in una gioventù più avanzata. I buchi sono importanti per raccogliere quanto di noi stessi possiamo intravedere da, dall'altra parte. Qui, in questo spettacolo, si, questo, questo effetto buchi si pratica a dismisura. Praticamente la storia di questo signore, che si chiama Barney, appunto, che è, viene accusato del, dell'omicidio di un suo amico, lui sa di non essere stato lui e allora si mette a scrivere una specie di autobiografia per cercare di ricordare tutti i momenti e vedere là dove lui può trovare il modo di scagionarsi da questo omicidio. Nel fare questo, ovviamente, va fa come un percorso orebur all'indietro alla ricerca di se stesso, senza volere, però così accade perché andando a cercare questi ricordi praticamente comincia a parlare, di, a contemplare se stesso e lo fa attraverso Brandelli perché appunto Cominciando a sentire i primi accenni dell'Alzheimer, la sua memoria non è più così sicura e quindi i fatti non sono più così collegati. Ma lo scollegamento dei fatti provoca in lui una verità più profonda che quella di una sincronia esatta di tutti i fatti. Perché lo scollamento gli permette di vedere fra le fessure e di capire cose che non aveva capito al tempo in cui quei fatti sono succeduti. Quindi, sì. Presentiamo diciamo così, il problema dell'Alzheimer, ma lo presentiamo con un aspetto positivo, cioè laddove qualche volta possiamo afferrare noi stessi più di quanto possiamo farlo quando crediamo di essere nel pieno delle nostre facoltà, perché molte volte, come tutti sappiamo, nel pieno delle nostre facoltà in verità siamo solo pieni di aria fritta. E soprattutto c'è un happy end, è giusto dirlo, perché poi a questo protagonista verrà resa giustizia, anche se purtroppo ormai la malattia ha fatto il suo corso, quindi non ci sarà tanto da gioire, ma insomma almeno eh, le verrà riconosciuto quella che è la sua innocenza. Viene riconosciuta la sua innocenza e quindi viene scagionato da un'accusa infame che lui rifiutava giustamente. Quindi è uno spettacolo in un certo senso a lieto fine, ma eh, voglio dire che io non avrei tanta paura neanche a parlarne dell'Alzheimer, perché poi in definitiva tutti dobbiamo pensare che non siamo immortali, dobbiamo finirla questa vita e allora possiamo finirla in un modo, in un altro. Certo è spiacevole finirla con l'Alzheimer, ma comunque ogni vita di ogni essere umano ha un termine, ma l'importante, ecco perché questo finale così catartico, è viverla con dignità.